Consigli per una sega perfetta. Attenzione però, perché non sarò io a parlare. Cioè, sì, tecnicamente parlerò io, però abbiamo chiesto a voi, che avete il pene di dirci metodi e trucchetti per farvi e farvi fare una bella sega. E per prima cosa vi abbiamo chiesto: vi piace farvele fare? La stragrande maggioranza, ossia l'84%, dice sì, mi piace che me le facciano mani di altre persone. Mentre gli altri dicono: sai che c'è? Me le faccio io. E poi, qual è il ritmo giusto? Più della metà di voi preferisce le velocità alternate, quindi un po' lento e romantico e un po' veloce e passionale. Dopodiché, qual è il metodo preferito dagli italiani? E qui, il 73% ci dice il classicone, il su e giù. Anche il macina pepe non è disdegnato, eh? Mi raccomando, sempre a lubrificare. Ma scusate, e la stimolazione migliore qual è? La metà precisa di voi preferisce concentrarsi sul glande. Sul podio seguono poi testicoli e frenulo. Quasi finito, manca la chicca. Il ditino nel culo. Il 48% di voi ancora non ha provato, ma viene ben esortato a farlo da un gran 35% che la reputa un'esperienza positiva. Detto questo, ovviamente è tutto molto soggettivo.